è stato il grande successo di quest'inverno. Stavo parlando del grande successo di Avanti E! Un applauso! Sara, ma ti rendi conto che anche nell'ambito del grande show comunque c'è sempre spazio anche per il sentimento? È fantastico questa vicenda che si protrae da tempo tra Ciano ed Azzurra. Sì, perché mi vuoi inserire questo reality, perché mi piace fare il tronista. E ma lo vincerai? Perché a casa mi alleno sul trono e mi davo un po' di arie così. Ma infatti anche ad Azzurra piace fare la tronista, ecco. Ecco, è vero. E sarà lì infatti che fa la tronista. Ecco. Oh, mio Dio! Ma non poteva mancare anche in un reality show? Eccola qui! Quella bella fuori e vuota dentro! Esatto. Sì, è lei! Ecco, la bambolina che fa no! No! Ecco, no. Lei è il mio uccello della serata, ragazzi! Oh! Siamo già di doppi sensi! Lei è Letizia! Sì, salve! Ciao! Ma perché ti chiamano Letizia? Scusami! Perché c'è la mia amica Noemi di tra voi, nel pubblico! Noemi tra il pubblico! Ciao! Ma che sei Letizia? Io lo so, perché sei la donna più felice del diverso! Sì, Letizia, voglio un grande applauso! Grazie, anche per Letizia! E io sono convinta, Letizia, che tu, al pari del nostro Ciano, vincerete questo reality show. Attenzione! L'intellettuale, il vero intellettuale della casa, ecco, grazie. Lui è Mister Rebe, eccolo qui. Scusa, posso dare un attimo il microfono al pubblico per far sentire l'apprezzamento nei confronti di Rebe? Ah, sì, certo. Un momento solo. Scusate un piede io. È incredibile, lo riconosco, il mio pubblico, grazie. Dai tutti insieme, Synchro Mind, bravi! Eccola l'autopromozione. Tra l'altro vorrei anche chiedere all'operatore di inquadrare, i ragazzi si sono alimentati a dovere, ecco, per cui non ci saranno rischi del fatto che appunto ci saranno problemi. Invece andiamo anche l'occasione per continuare a vedere le varie aree della casa, ivi compresa questa, anche la dolce, c'è la possibilità. Oh mio Dio! Sono vittima di un complotto! Vogliono già buttarmi fuori dalla casa! Inquadrate! Cioè, è stato ammanettato! Ma questa è una scena veramente alla Alfred Hitchcock! Sono stato cattivo e mi hanno punito. Però voglio dirti questa cosa. Io sono a un bivio della mia vita. Non so se essere ufficiale e allarga per piacere l'inquadratura. Oh, senti l'uomo. Oddio, ma sei veramente Monello. Girati. Lui è Beo. E anche lui, secondo me, concorre per la vittoria finale. Sono stato cattivo. Ok, sergente ballerina. Ebbene, vorrei concludere da un punto di vista proprio tecnico per cercare di farvi capire come si svolgerà la serata. Ora dovrebbe tra un po'... Ecco, no, però perdonami Sara. Far presente al pubblico che durante il primo corto raccoglierò le prime nomination, cioè ovvero coloro che fanno parte di questo reality show dovranno votare il personaggio che vogliono che esca dalla casa. Dopo il primo cortometraggio annunceremo quali sono le due nomination e il pubblico dovrà votare per far uscire i nostri protagonisti. D'accordo, grazie mille per il video, I love you. Bene, siamo arrivati quindi adesso al momento del grande cinema. Io spero che
che questa sera voi vi è e quindi vado subito a presentare